La guerra tra Russia e Ucraina è entrata prepotentemente nelle nostre vite. Grosseto si è attivata a partire da sabato pomeriggio con una manifestazione in Piazza Dante che ha coinvolto almeno 50 tra sigle e associazioni facenti capo al Comitato Grossetano per la Pace, per proseguire domenica pomeriggio con un presidio organizzato dalla diocesi di Grosseto sulla scalinata del Duomo da parte della comunità ucraina, presidio che si è poi trasferito a Castiglione della Pescaia, dove il monumento ai caduti per iniziativa dell'amministrazione comunale e del sindaco Elena Nappi è stato illuminato dai colori giallo-azzurro. Nella giornata di oggi il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, ha incontrato una delegazione ucraina alla quale ha assicurato il massimo supporto attraverso anche l'apertura di un conto corrente e ha lanciato delle colombe dal suo ufficio come messaggio simbolico di pace. Intanto diversi cittadini ucraini si sono ricongiunti ai propri familiari residenti in provincia, mentre la diocesi di Grosseto si è mobilitata per gli aiuti attivando 3 punti di raccolta, 2 presso le parrocchie dell'Addolorata e di Madre Teresa e altri a Castiglione della Pescaia nel magazzino comunale, nella farmacia e presso la sede della Croce Rossa. Diocesi che sta organizzando anche l'accoglienza dei profughi ucraini che già da domani potrebbero giungere in città. Questa mattina è arrivata la notizia che tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni sono stati precettati come forza militare. Nel frattempo molte donne stanno partendo con i loro bambini. Alcune sono alla frontiera, le prime sono arrivate qui in Maremma. Ci stiamo organizzando insieme con la prefettura, con il comune di Grosseto, con il comune di Castiglione della Pescaia, con il comune della provincia.